Giacomo Gentili, uno dei pilastri del quattro di coppia di canottaggio. Come arriviamo in questa stagione cruciale che avrà adesso la Coppa del Mondo a Varese e poi il grande obiettivo dei mondiali di Belgrado a settembre? Sì, questa diciamo che è la seconda gara che andremo a fare internazionale. La prima sono state a breve 2 settimane fa i campionati europei, di cui abbiamo disputato un'ottima finale con qualche problemino durante il percorso, però siamo riusciti a prendere un ottimo bronzo europeo. Adesso ci avviciniamo a questa Coppa del Mondo in casa, a Varese, quindi sicuramente una bella emozione. Sento che la barca è migliorata rispetto agli europei, quindi ho una buona prospettiva e fiducia nel nostro equipaggio, sicuramente. L'equipaggio che è cambiato molto rispetto al quadriennio precedente, che vi aveva visto dominare, salvo poi avere quell'imprevisto alle Olimpiadi. Com'è cambiata la barca? Quali sono i pro e i contro rispetto al quadriennio precedente? Allora sì, è cambiata, abbiamo cambiato 2 elementi, io e Panizza siamo rimasti invariati e invece Luca Rambaldi e Simone Venier non ci sono, sono 4 in coppia in questo momento. E com'è cambiata? Sì, è cambiata, ci sono altri 2 ragazzi molto forti sicuramente, perché se non avremmo fatto i risultati che abbiamo fatto in questi 2 anni, che sono Luca Chiometti e Nicolò Carucci. I pro di questa barca, che sicuramente c'è un'ottima compattezza di equipaggio e siamo molto uniti in questi, sia dentro che fuori dalla barca. Comunque c'è un ottimo rapporto peso-potenza, perché siamo tutti molto leggeri e forti, quindi c'è un ottimo rapporto peso-potenza. I negativi, che probabilmente ci sarà meno forza proprio bruta rispetto al vecchio 4 di coppia, ma vediamo se saremo in grado di mantenere alto il nome del 4 di coppia come abbiamo fatto lo scorso quadriennio. In questi 2 anni che abbiamo passato di gare internazionali, ora questo è il secondo anno, per adesso abbiamo fatto sempre ottimi risultati. Vedremo se riusciamo a continuare a tenere questo trend che, come nel quadriennio scorso, avevamo tenuto per 3 anni. Si può dire che i margini di crescita li abbiate in particolare sul passo, perché nelle gare che avete fatto lo scorso anno e anche gli europei di quest'anno, partite molto forte, finite fortissimo e la Polonia, diciamo, vi ha battuto tra i 500 e i 1500. Sì, la caratteristica del nostro equipaggio sicuramente è gli ultimi 2 minuti di gara e i primi 2 minuti di gara, il primo minuto e mezzo di gara, che si chiama partenza e chiusura di gara. Quindi cercheremo di migliorare questo passo che sicuramente, come hai detto tu, è la nostra pecca. E la Polonia, appunto, campione del mondo, anche agli europei vi è arrivata davanti. Voi pensate in prospettiva anche delle Olimpiadi di poterli battere? Ma sicuramente ci proveremo perché ci stiamo allenando e stiamo cercando di migliorare per battere l'equipaggio più forte che al momento sembra essere la Polonia, quindi sicuramente non staremo a guardarli, ma cercheremo di provare a batterli. Vedremo questo weekend che accadrà. Quali sono, diciamo, altri Ma avversari? l'Olanda che si dimostra sempre molto forte e la Gran Bretagna anche che è arrivata seconda al mondiale davanti a noi l'anno scorso. E vedremo se non esce qualche altro equipaggio fuori Europa come Australia o Nuova Zelanda. Come ti spieghi che l'Italia ottenga grandissimi risultati nel canottaggio, nonostante abbia un numero di praticanti decisamente ridotto se guardiamo rispetto ad esempio a una Gran Sì, Bretagna o ha voglia. un'Australia? Qual è il segreto? Ma sicuramente siamo in mano a degli ottimi tecnici che di canottaggio, a quanto tutti stiamo vedendo, hanno portato degli ottimi risultati con i pochi numeri che abbiamo e una scuola tecnica molto, molto buona e una programmazione di allenamento che ci permette di confrontarci con altre persone, magari molto più forti di noi fisicamente, però noi non siamo da meno anche fisicamente, credo. Tu devi ancora compiere 26 anni, ma possiamo dire che sei il veterano del 4 di coppia. Nella tua mente,
che carriera ti sei prefissato? Cioè, vorresti arrivare, quante Olimpiadi vorresti fare? Io mi ero prefissato di vincere o prendere una medaglia olimpica, quindi speravo in Tokyo, però purtroppo non è successo. Ora passo Olimpiade per Olimpiade. Ora vediamo se riesco a tenere un buon trend quest'anno e vedremo cosa accadrà alle Olimpiadi. Non mi prefisso niente, in verità, vivo anno per anno. E la ferita di Tokyo vi ha dato, diciamo, più carburante a te, a Panizza, per essere ancora più agguerriti in vista di Parigi? Ah sì, a me, a Panizza, credo anche a Luca Rambaldi, a Simone Veniera, a tutti, gli avrà dato una spinta in più per cercare di far meglio, perché per tutti il sogno di prendere una medaglia olimpica. Simone Veniera l'aveva già presa nel 2008, invece noi tre non l'abbiamo mai presa. Sicuramente per tutti sarà stato magari all'inizio un po' frastornata come cosa, un po' di animo triste, però credo che tutti ora siamo in pista per cercare di fare meglio a Parigi.